scarpe, ho visto il cartello, devo tornare. Però grazie, perché io ho chiesto di andare soprattutto a incontrare le persone laddove non si fa di solito, perché vai, tutti vanno ovviamente in piazza Terni, in piazza Perugia, Spoleto, però l'Umbria delle valli, dei campanili, delle contrade, dei paesi. Sono contento di aver cominciato la mia visita in un luogo importante che voi avete la fortuna e la bravura di avere, mentre altre comunità non hanno, e penso alla Croce Verde, che comunque garantisce un presidio di sanità, di sicurezza e di pronto intervento tutti i giorni. Ecco. Il primo tema su cui lavorare dal 28 ottobre è la sanità, perché io sto raccogliendo testimonianze incredibili per una regione italiana nel 2019. Ieri a Narni ho trovato un signore anziano che è andato in ospedale a Terni per fissare una visita e gliel'hanno fissata ad aprile 2021. Ad aprile 2021. Ma se siamo a ottobre 2019 e se c'è un problema da qui alla... Poi per carità siamo tutti nelle mani del buon Dio, io credo, e quindi ci ritroveremo con quel signore in aprile 2021. Ma non puoi avere una sanità dove se hai i soldi vai dal privato e la visita te la fa domani mattina, e se non c'hai i soldi aspetti un anno e mezzo e speri che tutto vada bene, oppure prendi il treno e vai a Milano. Ho trovato un signore settimana scorsa che mi ha detto: Matteo, tanto ci rivediamo vicino a casa tua, perché io da Terni per farmi curare devo venire a Milano. Ma perché? E poi la regione salta e va a votare perché arrestano l'assessore alla sanità, perché secondo l'accusa trucca i concorsi per le assunzioni degli ospedali. Ma siamo veramente fuori di testa. Quindi sanità, strade, perché io fossi umbro sarei stufo di sentirmi dire da chi arriva fuori dall'Umbria che bella che è l'Umbria, perché non, è bella, non occorre uno scienziato, però più che per i turisti l'Umbria deve essere bella per gli umbri che ci vivono 365 giorni all'anno. E se i turisti ti passano davanti, si fermano un'ora alle cascate, poi tirano dritto, tornano a Roma, non si fermano perché non ci sono strade, perché c'è un unico freccia rossa che parte alle 5 della mattina da Perugia, perché dall'aeroporto ci sono i voli che vanno e vengono a seconda delle settimane e cambiano destinazione, perché ci sono alcune strade provinciali dimenticate, quindi è chiaro che il turismo significa business. Quindi la regione su questo deve investire. Certo che se i geni che stanno ancora governando sono riusciti a far pubblicità alla regione Umbria con dei cartelloni della Toscana, e allora vuol dire che bisogna quantomeno ripartire dalla geografia, perché la Valnerina non è la Val d'Orcia e Chianti non sta qua ma sta in un'altra parte. Però vabbè, lavoro vuol dire agricoltura. E ieri ho incontrato un agricoltore che aspetta il contributo della regione Umbria dal 2015, da 4 anni. Non puoi aspettare 4 anni che la regione ti dia il contributo che ti è dovuto per legge, perché in 4 anni un'azienda salta, un'azienda fa in tempo a fallire, a chiudere. Quindi i problemi ce ne sono, non sono qua a dire che votando Lega in 15 giorni noi risolviamo i problemi del mondo e le liste d'attesa e i contributi, l'agricoltura, il turismo, le strade, le autostrade, le ferrovie. Però ci mettiamo lì per 5 anni con gente onesta, gente testona. Abbiamo scelto come candidato governatore una donna che ha fatto il sindaco per 10 anni nel suo comune, perché se hai fatto il sindaco sai di che cosa parli, sai le scuole, gli asili nido, gli ospedali, le case di riposo. C'è da sistemare qualcosa anche sui rifiuti, perché pagate una delle tasse ai rifiuti più alte d'Italia per non avere un servizio degno di una regione che evidentemente è ferma per colpa di no. Io ormai sto, poi certe cose le capisci e le studi solo se vai sui territori. Sono stato nel comune di Otricoli settimana scorsa e anche lì lavoro, turismo, c'è un'amministrazione con la Lega che ha chiesto alla regione la navigabilità del Tevere per portare un po' di turisti, hanno comprato il battello, hanno fatto il porticciolo, hanno comprato il pulmino per portare i turisti dal paese che è bellissimo fino al Tevere, e voi sapete da quanti anni stanno aspettando il permesso di navigabilità dalla regione Umbria? Da 12 anni. Ormai il pulmino lo usano per trasportare gli studenti, perché il porto è lì ma è vuoto, e il massimo è che il Tevere nel tratto laziale è navigabile, nel tratto umbro non è navigabile. Quindi c'è qualcosa che non funziona in regione a Perugia, quindi il voto del 27 ottobre vi chiedo di votare per la normalità, per l'onestà, per la trasparenza,
su alcuni temi poi noi siamo testoni, basta guardare i telegiornali, anche i giornalisti mi hanno chiesto un commento, stanno lavorando alla manovra economica, ancora non si è capito nulla, perché se letto l'ipotesi, la tassa sulle merendine, la tassa sulle colfe e sulle badanti, è già uno che c'ha la badante, vuol dire che c'è un problema in casa, se poi devi pagare una tassa sulla tassa vuol dire che qualcosa non funziona. Hanno detto che aggiusteranno l'IVA e quindi la fregatura sta dietro l'angolo, hanno detto che rimoduleranno gli 80 euro, quindi vuol dire che la fregatura sta dietro l'angolo, hanno detto che quota 100 non va bene, bisogna tornare alla legge Fornero e su questo vi do la mia parola d'onore, faremo le barricate in Parlamento, se qualcuno pensa di tornare alla legge Fornero, 67 anni in fabbrica, cioè, o in ospedale o a scuola o in negozio, non... però vedremo di limitare i danni, per intanto purtroppo... Sopra i detti, ancora bene. Sì, come mio marito. E io sono orgoglioso che ad oggi più di 200.000 fra donne e uomini abbiano potuto scegliere, grazie a quota 100, di liberarsi dalla gabbia della legge Fornero e di rimanere per qualche anno con i loro figli, i loro nipoti, le loro mogli e i loro mariti prima di aspettare... Speriamo che rimane questa legge però! La difendiamo noi, amico mio. L'unico risultato oggettivo, numeri alla mano, che hanno raggiunto in un mese di governo è che, stando ai dati pubblici di stamattina del Ministero dell'Interno, sono triplicati gli sbarchi di immigrati rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, e questo è un problema anche per la provincia di Terni, perché fra le prime province dove hanno ricominciato a ridistribuire gli immigrati, perché ovviamente non possono tenerli tutti in Sicilia, hanno scelto al Ministero a Roma, non si sa con quale criterio, la provincia di Ancona, la provincia di Avellino e la provincia di Terni. Quindi siete fortunati perché siete fra le tre province italiane che hanno vinto al Super Enalotto. Poi ci sono questi 30 richiedenti asilo che scappano dalla guerra. Notizia che mi arriva dalla mia città, da Milano, nelle ultime 24 ore due violenze sessuali, una delle quali di una di queste brave persone che aveva il permesso per motivi umanitari. Arrivava dalla Costa d'Avorio e per motivi umanitari era qua e ha stuprato una studentessa. Quindi accogliere chi scappa dalla guerra, donne e bambini che scappano dalla guerra, è un dovere sacrosanto. Però, girando per Perugia, io ne ho viste poche di donne e bambini, io ne ho visti tanti di stupratori, di scippatori, di spacciatori e di gente varia ed eventuale. Quindi spalancare le porte a chi cerca un futuro di dignità, di lavoro, di onestà qua, per carità di Dio, sono padre di famiglia, è sacrosanto. Però non possiamo ospitare tutto il resto del mondo in Italia. E ho chiesto alla nostra Presidente che, siccome in Regione Umbria non ci sono case popolari per tutti e contributi per tutti, chi sceglie la Lega fa una scelta precisa: le poche case popolari, i pochi contributi della Regione, il bonus bebè, il bonus affitto, il bonus quello che vuoi, prima vanno agli italiani e poi se ne avanza va al resto del mondo. Però prima vengono i nostri anziani, i nostri disoccupati, che sembrerebbe una roba normale, però non è normale che ci troviamo il martedì a mezzogiorno e mezza in piazza Ferentillo con uno che sta parlando sopra un tavolo con la felpa, anche se sono 68 gradi, e dire ma è questo, però non c'ha tutti. Quindi un po' di normalità. No, ma a me piacciono le cose normali. Ecco, in Italia e in Umbria non servono i geni, gli scienziati, i tecnici, i super, li abbiamo già visti, con Monti, con la Fornero, i geni, ci servono gente normale, padri e madri di famiglia, e dico padri e madri di famiglia perché qualcuno adesso riproverà a portare in Parlamento leggi un po' particolari. Io sono per la libertà di ciascuno di fare quello che vuole, vivere come vuole, mangiare con chi vuole, fare l'amore con chi vuole, però finché campo difenderò il diritto dei bambini ad avere una mamma e un papà, a venire al mondo se ci sono una mamma e un papà, a venire adottato se ci sono una mamma e un papà. Punto. Perché il resto è egoismo degli adulti sulla pelle dei bambini, non facciamola pagare a chi non può e non riesce a difendersi. Quindi in bocca al lupo, a me piace così. Io poi adesso torno a Roma perché oggi pomeriggio sarò in Senato, stasera andrò mezz'oretta su La 7 da Floris e qualunque domanda mi facciano parlerò di Umbria e del bello, perché guarda caso a sinistra non ne parlano, mi hanno detto che c'era domenica, ieri l'altro Di Maio in zona, gli hanno fatto la domanda sull'importanza del voto in Umbria e ho detto ma no, non è importante il voto in Umbria, non cambierà nulla.
sono le classiche parole di chi sa che perde, e quindi per lui il voto degli umbri conta poco e nulla, mentre per me il voto degli umbri sarà bello, sarà una bella sorpresa, anche perché anche prima stamattina ho cominciato la giornata presto e sono andato in carcere e sono anche uscito per carcere per il momento, non si sa mai in Italia, però siccome tutti vanno a visitare i carceri a vedere come stanno i detenuti, io ho scelto di andare in carcere a Terni a vedere come stanno i poliziotti, che spesso sono trattati peggio dei detenuti nelle carceri, quindi abbiamo cominciato dal carcere, poi sono stato in piazza Terni e la cosa bella è che ad ascoltarci prima a far colazione c'era una marea di gente, ma tanti, poi quando mi sono fermato a stringere la mano e ad ascoltare i mille problemi, poi non sono Superman, quindi alcune cose le puoi risolvere, altre cose evidentemente non riesci a risolvere, però tanti mi hanno detto: Salvini, ho sempre votato a sinistra, però ormai la sinistra frequenta più banchieri che operai e agricoltori e quindi sto giro voto Lega, ma tanti mi hanno detto, e c'erano i gazebo da sinistra dall'altra parte, io ho votato 5 Stelle perché credevo nella rivoluzione, nel cambiamento, nell'onestà, nella trasparenza. Ma come si fa in Umbria? Ma voglio dire, qui in altre regioni, ma in Umbria voi andate a votare, io lo ricordo sempre quando vado in televisione, voi votate domenica 27 ottobre non perché si doveva votare a ottobre, voi dovete votare l'anno prossimo, quindi vi rompono le scatole un anno in anticipo per un semplice motivo, perché hanno arrestato l'assessore della sanità, hanno arrestato il segretario regionale e hanno indagato il governatore del PD su, la cosa incredibile, su denuncia dei 5 Stelle. Quindi prima li denunciano e li fanno arrestare e poi con chi si alleano i 5 Stelle? Col PD. Cioè voi a Ferentino trovate sulla scheda elettorale il simbolo del PD di fianco a quello dei 5 Stelle. Prima si fanno la guerra e si fanno arrestare e poi per cercare di portare a casa la poltrona si mettono insieme. Fate giustizia di questa schifezza, veramente senza pudore, senza vergogna, senza... Io non sono più ministro ma vado in giro a testa alta. Io gli lascio il loro ministero e mi tengo il mio onore, il mio orgoglio, la mia dignità, non voglio fare le cose e vi dico che torneremo al governo col voto degli italiani ma dal portone principale, non dal tetto di notte col passamontagna con i ladri che diventano in casa e in vergogna a farsi vedere, dal portone principale. E poi tornerò soprattutto dal 28 ottobre in poi. Perché è facile, adesso voi vedete i tabelloni elettorali e ci sarà fino al 27 ottobre un sacco di gente che ride sui tabelloni e che promette un sacco di robe. Poi dal 28 ottobre in poi, chiuse le urne, si sparisce. Dov'è? Boh, chi l'ha visto? E invece, no, io sono testone, quindi ci rivediamo in Valnerina anche dal 28 ottobre in poi. Ripeto, noi non promettiamo miracoli, ma 5 anni di lavoro onesto e duro per riportare l'Umbria a quello che l'Umbria merita di essere. Non una terra di disoccupazione dove i ragazzi scappano. Questo è una terra dove i ragazzi scappano. Se uno ha il diploma o la laurea, o è amico di e figlio di, oppure che fa? Dove va a lavorare da queste parti? E quindi o hai il babbo che ha lo studio, la mamma che ha l'azienda, oppure vai in regione lavorare, lasciam perdere. E quindi ho chiesto a Donatella, quando diventerà presidente, di fare l'esatto contrario di quello che hanno fatto gli altri. Per Regione Umbria dovrà lavorare chi merita, non chi è amico alla tessera giusta in tasca, chi merita. Se uno è bravo lavora, se uno non è bravo fa un'altra roba. Poi stiamo vivendo, permettetemi, vedo le campane, vedo la chiesa, stanno vivendo un momento incredibile per cui siamo noi che dobbiamo cambiare il nostro modo di essere, di vivere, di ragionare, di mangiare. In Emilia c'è il dibattito sui tortellini, perché c'è il vescovo di Bologna che ha detto che per essere accoglienti nei confronti degli immigrati bisogna togliere il ripieno di carne dai tortellini. Cioè, ma vi rendete conto del fatto? E allora facciamo anche il vino senza uva, il formaggio senza latte, così nessuno si offende. Io dico, io non voglio imporre niente a nessuno e voglio una società aperta, gioiosa, solidale. Però non siamo noi che dobbiamo cambiare dopo 2000 anni il nostro modo di vivere. Tu puoi venire qua in valle, ti si accoglie, se sei una brava persona non c'è problema, puoi essere bianco, nero, giallo, rosso, verde. Io distingo le persone fra persone per bene e persone per male, non fra bianchi, neri, gialli, rossi e verdi. Uno può essere nato dove vuole, arrivare dove vuole,
tenere la squadra che vuole, credere al Dio che vuole, non è un mio problema. Basta che però tu non arrivi qua in valle e cominci a dirmi, però dopo un po', non mi piace la forchetta, non mi piace il crocifisso, il presepe, Natale, Gesù Bambino, e se non ti piace niente torna a casa tua e fai quello che vuoi. Mangia quello che vuoi, prega Dio che vuoi, bevi come vuoi. Cioè mica noi che dobbiamo cambiare. Ti ripeto, nel massimo rispetto di tutti, però se qualcuno mi vuole spiegare che le donne hanno meno diritti dell'uomo e devono, non devono uscire la sera e non possono mettere la minigonna e devono mettersi il burka, lo fanno al loro paese, non lo fanno qua. Per quello che mi riguarda, uno deve essere libero di vivere la sua vita, uomo, donna, giovane, anziano, bello, brutto, con la gonna, con i pantaloni, con i dopo sci, con quello che vuole. La prossima volta lo dico alla Gruber che mi dice che non si va in spiaggia in costume da bagno, andrò in spiaggia vestito come Batman, con la calzamaglia, il mantello, la mascherina, gli occhiali da sole, i dopo sci. E sono strani a sinistra, gente strana. Comunque vi dico grazie perché sono in piccolissima parte, sono veramente un moscerino. Però dopo 50 anni che in Umbria non si cambia, non vedo l'ora, ormai mi sento umbro adottivo, che arrivi domenica 27 ottobre, perché sarà una festa di libertà, di coraggio, di democrazia, di orgoglio, di bellezza, di partecipazione. È così che funziona in democrazia, è così che sarebbe dovuto funzionare anche a livello nazionale. Invece hanno scelto di fare i magheggi, però le bugie hanno le gambe corte, si stanno scannando. Io ho visto che oggi Renzi ce l'ha con Conte, Conte ce l'ha con Renzi, Di Maio ce l'ha col mondo, Zingaretti è scomparso, non si hanno notizie di Zingaretti, bisogna chiedere a chi l'ha visto. Io adesso torno a Roma, poi qua ci sono problemi di rifiuti, ma voi non so se per lavoro voi venite a Roma, dove ecco, prima liberiamo l'Umbria, poi liberiamo Roma da un sindaco che è una calamità naturale, perché una città così ridotta non si vedeva da una vita. Però una roba per volta, vi ringrazio, anche perché magari ho rotto le scatole a chi sta facendo lezione, qualcuno si è preso il permesso dal negozio, vedo qualche operaio in tuta da lavoro, e per me è la miglior ricompensa, perché non so quanti politici, quanti ministri, quanti senatori siano venuti nella vostra comunità. Io sono contento di essere qua e di aver dedicato a voi una parte del mio martedì, ma sono io che ringrazio voi per il tempo e l'attenzione che mi avete dedicato. Vi chiedo, chiudo con una riflessione, un numero. Alle regionali di 5 anni fa, la metà della gente è rimasta a casa, non è andata a votare. Cioè a Ferentillo, come a Spoleto, come a Orvieto, come a Perugia, come a Stroncone, la metà della gente non è andata a votare. È rimasta a casa probabilmente perché, magari molti perché dicevano, tanto vincono sempre di là, e quindi io voto o non voto, sto a casa, chi se ne frega. E quindi magari il 27 ottobre uno pensa di andare a Castagna, di andare a Tartufi, di andare alle cascate, di andare in gita, di stare a casa, di dormire, di lavorare, di far l'amore. Sto giro dopo 50 anni è la prima volta dove in Umbria conta il voto di ogni singola donna e di ogni singolo uomo. Io vi chiedo e ci metto l'anima, perché poi torno sabato, torno domenica, torno lunedì, torno ancora sabato prossimo, contro domenica, torno... ci rivediamo perché io sono decoscio. L'Umbria ha 92 comuni e io ho detto se non 92 però voglio guardare negli occhi, perché a me, al di là della televisione, perché molti magari vedono in televisione e dicono ah sei più grasso in televisione, come sempre, è meglio, quindi... Come è vero, signore? Non è di così, signore. Devo dire che sembro magrissimo in televisione. Vabbè, no, non votateci perché siamo belli dentro, non belli fuori. Dai, quindi a me interessa essere... No, no. Però, per dire che conto su di voi che usiate questi... Oggi è l'8, quindi ormai mancano 18 giorni. Vi chiedo in questi 18 giorni di scaldare la testa e il cuore di qualche vostro concittadino che pensa che votare o non votare siano la stessa cosa. Chi non vota stavolta è la prima volta che dopo 50 anni il treno del cambiamento passa. Chi non vota, poi però per 5 anni, se le cose non cambiano, zitto e non rompere le scatole. Perché noi sto giro l'opportunità di cambiare te l'abbiamo data. Chi sta a casa è complice, però vi dico che girando comune per comune, anche i comuni mi dicevano più rossi, sia stati a Narni, bello ieri, tantissima gente a Narni, tranne uno che è passato sul fondo col dito così, c'era uno
che il suo grande programma politico, pensando sullo sfondo, era Salvini vaffanculo. Ho detto, pensiero abbastanza evoluto, complesso, una proposta di futuro per l'Umbria interessante, però va bene, sia stati a Gubbio, sia stati ovunque. Io vi chiedo, però siamo gente normale, chiedo a voi veramente di metterci il massimo, poi giorno per giorno, settimana per settimana, mese per mese, nei prossimi 5 anni vediamo di rimettere le lancette dell'orologio umbro a posto. E quindi in bocca al lupo, grazie per la forza che mi date, io conto su di voi, voi contate su di me. Se il buon Dio mi dà la salute, io non mollo e non mollerò mai. Grazie alla comunità di Ferentino e grazie per quello che farete. Ci vediamo dal 28 in poi, buona fortuna e buona vita. Grazie di cuore a tutti voi.